Ultima puntata del 2013 per un caffè fuori campo direttamente dal Dama 3 come sempre. Iniziamo come di consueto parlando di seconda divisione del Cuneo, un Cuneo che è tornato alla vittoria continuando comunque la propria serie positiva. L'ha fatto con il Bellaria vincendo 2-1 al Paschiero. Noi parliamo di questa partita e poi di questo campionato del Cuneo con Gianmarco Falasca, che è il nostro ospite, che ringraziamo ovviamente. Ciao a tutti, grazie, è un piacere per me. Un Falasca che ha giocato la seconda partita di fila in 3 giorni, aveva giocato anche in Coppa, che quindi comunque sta avendo spazio in queste ultime settimane, e questo è sicuramente importante. Poi comunque parleremo in più in generale della tua esperienza qua in biancorosso. Partendo dalla partita, ovviamente era fondamentale vincere, non importava come, perché ovviamente dopo 3 pareggi era importante muovere in maniera pesante la classifica. Il Bellaria, squadra penultima in classifica, terz'ultima in classifica, adesso penultima. Avete giocato una prima ora di grande livello, poi un po' di paura dopo il 2-1, importante non aver perso la testa, aver portato a casa il risultato sicuramente. Sì, sì, sicuramente dopo 3 pareggi in cui avevamo giocato bene ma non eravamo riusciti a vincere, la quarta partita in qualunque modo la vittoria sarebbe andata bene, però per fortuna siamo riusciti a continuare sotto il profilo delle prestazioni in ottimo modo, soprattutto la prima ora. Poi penso dopo il gol sia stato anche un po' fisiologico arretrare il baricentro, subire un po' più la pressione degli avversari, ma comunque senza mai rischiare in particolari occasioni. Quindi direi è stata un'ottima partita e speriamo sia il punto, diciamo, per ricominciare a fare punti in maniera importante. È anche una bella cosa aver iniziato a vincere in casa, perché comunque in casa si Cuneo storicamente fatica un po' incredibilmente a trovare continuità. Ecco, il Bellaria è un avversario come tutti quelli del girone ostico, però era decisamente alla portata. Voi avete visto, cioè, voi siete una squadra che teoricamente dovrebbe essere nelle prime 4-5 posizioni a seconda dell'organico. Vedete tanta differenza rispetto ad altre squadre? Il livello è abbastanza medio. Beh, io penso che sicuramente quest'anno il livello si è alzato molto, perché vista la particolarità del campionato, con o promozione o retrocessione, le squadre si sono rinforzate, quindi ogni partita è combattuta, non c'è nessuna partita scontata, come si è visto anche col Bra, che nonostante sia il fanalino di coda abbiamo dovuto sudare tantissimo, e quindi sicuramente ogni partita va giocata al massimo delle nostre possibilità, e poi poi escono i valori magari più importanti della nostra squadra, ma prima di tutto bisogna dare il massimo. Grande tecnica, direi, soprattutto nella vostra, cioè sembrate una squadra che gioca molto di fioretto, nel senso che tanta tecnica, e lo si dimostra forse ancora di più giocando con squadre di una categoria superiore come avete fatto in Coppa, perché comunque sembrate una squadra che si è più portata quasi a una categoria superiore rispetto a quella che state facendo attualmente. Questo è chiaramente un bene per il futuro e diciamo una pecca per il presente, perché comunque magari in una battaglia, non dico che tirate indietro a gamba, ci mancherebbe, però comunque magari c'è qualcuno più scafato, più abituato magari a randellare piuttosto che giocare la palla. E forse questo è un limite del Cuneo, che comunque è composto da tantissimi giovani come sei te, quindi è un limite che ci sta. Voi lo notate questo in campo, di essere una squadra magari tecnicamente e tatticamente superiore agli avversari, ma patite magari un gioco più rude? Beh, sicuramente quando troviamo un'avversaria che si vuole giocare la partita come noi, sicuramente esce una partita più bella, più godibile, e sicuramente anche per noi si fa più facile, perché possiamo mettere la partita, ecco, su un piano qualitativo,
che a volte questo non può succedere, però come ci chiede il nostro mister di calarci nella mentalità di questo campionato, noi dobbiamo cercare di farlo tutte le partite, a volte anche ecco levare il fioretto e magari mettere, sì, per chiudere le partite, che perché le occasioni le creiamo sempre, a volte forse è mancato qualcosa sotto porta. Sì, ecco, aver vinto col Bellaria sicuramente è importante, perché ne parlavamo la scorsa settimana e anche in quelle precedenti, forse i punti che mancano a Cuneo sono quelli con le cosiddette piccole, Castiglione, Bra, sono punti essenzialmente persi. Col Bellaria c'era un po' il timore che potesse ripetersi magari uno dei tanti pareggi di quest'anno, che sarebbe stato come una sconfitta. Ecco, sotto questo punto di vista potreste esservi sbloccati, anche se probabilmente la prova poi quella vera sarà domenica, perché a Verona quello è uno scontro diretto e quindi bisogna poi continuare a far bene anche fuori. Quindi speriamo che ci siamo sbloccati, che anche se comunque ogni partita ha una storia particolare, perché contro il Bra è capitato di tutto con le due espulsioni, anzi è stata una rimonta incredibile, questo a dimostrazione che comunque questa squadra ha grande carattere, e quindi adesso vedremo, noi siamo molto carichi, vogliamo passare un bel Natale e chiudere con la vittoria sarebbe il modo migliore. Magari un Natale fuori dalla zona. Sì, sarebbe il nostro questo è, stiamo, questa settimana lavoreremo per questo. Ecco, adesso che è finita la Coppa, c'è stata l'eliminazione senza sconfitta da imbattuti in Coppa Italia, ecco che rimane una sola manifestazione. La sua manifestazione significa anche meno spazio per tutti, perché chiaramente la Coppa Italia era una vetrina, soprattutto per voi giovani, che avete sfruttato pieno, perché forse nel momento di tutte le partite della Coppa Italia sono state veramente ludibili e assolutamente non si vedeva la differenza tra giovani e titolari, o non chiamiamoli come vogliamo. Quindi innanzitutto questo è il merito, va a chi ha costruito la squadra, a voi giovani che state crescendo molto. E che ti aspetti da questo? La risposta diplomatica sarà: io sono pronto, il mister quando ha bisogno io ci sono. Ecco, però ti aspetti comunque, date le prestazioni, di poter avere un pochino più di spazio, perché comunque a inizio campionato insomma c'è stato di spazio, ce n'è stato poco. Dopo la Coppa Italia sì, riusciva a aumentare il minutaggio, però adesso davanti c'è uno come Brilli che è difficile, certamente la concorrenza è spietata, però no, ma io penso che magari ridursi il numero delle partite spingerà ancora di più magari chi ha avuto meno spazio a dare di più, perché adesso sa che no, magari qualcuno può pensare a un rilassamento dicendo tanto mercoledì c'è la Coppa, invece adesso sappiamo che abbiamo tutta la settimana per preparare al meglio le partite e dobbiamo sfruttare quegli allenamenti per cercare di mettere in difficoltà il mister. E poi il mister che molto bravo a lavorare con i giovani, almeno a sentir dire anche delle sue precedenti esperienze, è molto bravo con i giovani. Ecco, qual è la peculiarità? Poi parleremo di un altro tuo mister che è molto bravo a lavorare con i giovani, e nonostante il nostro collega Di Bartolo non lo sopporti, però noi ne parleremo lo stesso, che Andrea Stramaccioni, che è il tuo mister. Però ne parleremo. Ecco, di riff o di raffa Milo entra sempre in discorso. Vabbè, per forza. Ecco, Sottil, che modo ha di lavorare per essere tanto ben visto dai giovani? Perché l'abbiamo sentiti tanti e tanti ci dicono no, è assolutamente bravissimo quei giovani. Sicuramente quello che poi la prima cosa che ho visto io è che lui è molto appassionato di quello che fa. Per lui è, cioè, per come lo vedo io, quello che ci mette lui, penso sia più di una professione, per lui si vede proprio che gli piace quello che fa, è una passione, e quindi questo coinvolge anche noi, cerca di trasmetterla anche a noi, la voglia di stare sul campo, di lavorare, di migliorare, e questo sicuramente è d'aiuto a noi giovani, perché dobbiamo capire che sì, ci sono, cioè, siamo bravi e tutto, ma per arrivare soprattutto a confermarsi a certi livelli, in certe categorie, bisogna lavorare tantissimo, e noi dobbiamo lavorare tantissimo.
nella categoria primavera sei stato un grande protagonista. In cosa hai sentito in particolare il salto di qualità nella, di categoria, nella velocità del gioco, nella forza fisica o nel gioco corale? Cioè, in che cosa hai patito, in che cosa hai detto pensavo magari ci fosse più salto, invece me la cavo anche qua? No, beh, sicuramente la prima cosa che si nota è che qua trovi giocatori che difficilmente sbagliano se gli concedi qualcosa, e questo magari in un campionato di giovani dove c'è meno esperienza puoi permetterti magari di farlo, mentre qui vieni punito, come noi anche sfortunatamente spesso veniamo più puniti alla prima occasione, e quindi questa è la prima cosa che ho notato. E poi comunque c'è tanta voglia di imparare da persone più grandi che hanno carriere importanti, che magari te da ragazzo non hai seguito perché sei, diciamo, comunque segui la Serie A, però poi conosci giocatori che ti stupiscono e non pensavi, e questo è stata una cosa per me bella, positiva, e sono contento perché qualcuno abbiamo, penso, giocatori molto importanti. Il settore giovanile che a te ha regalato tante soddisfazioni, perché sembra che, adesso non voglio dire castronerie, hai vinto tre titoli, tre scudetti consecutivi, sì, giusto? Prima. Roma, Inter e Lazio. Quindi diciamo, se tanto mi dà tanto, non sarà un caso. Non sarà un caso. La Lazio capitano oltretutto, la Lazio campione d'Italia. Bene, allora, innanzitutto come mai, se posso chiederti chiaramente, hai cambiato tre squadre giovanili, perché solitamente nei giovanili uno prende, poi sì, mi è portato su come mai hai cambiato queste tre squadre, sono tre top team a livello giovanile, però se posso chiedertelo, come mai? No, io sono cresciuto alla Roma, dove ho fatto 5 anni, e anche lì ho avuto il mister Stramaccioni un anno prima della primavera, e l'anno dopo in primavera io finivo, diciamo, il contrattino, quello giovanile. Lui proprio quell'estate si trasferiva all'Inter e quindi abbiamo colto insieme l'opportunità, lui mi ha cercato e io sono stato felice di tornare a lavorare con lui. E lì all'Inter avevo un contratto di un anno con un'opzione per altri 3, che al termine della stagione, d'accordo con la società, abbiamo deciso di non esercitare. E anch'io no, poi la chiamata della Lazio, diciamo, è stata una sorpresa anche per me, perché io pensavo, ecco, di iniziare l'avventura comunque nei professionisti, quando poi però mi ha contattato il mister della Lazio, il mister Bollini, che mi ha proposto di fare un ultimo anno, e a me sono stato convinto, mi ha convinto, ho deciso di fare un ultimo anno in primavera. Ecco, con l'Inter diciamo che hai colto non solo lo scudetto ma anche la Champions League tra virgolette, a livello giovanile, che è la New Generation Series, vinta in finale contro l'Ajax. Contro l'Ajax, che a livello di vivaio, proprio stupidi non sono. Direi. Infatti. Anzi, ecco, ai rigori, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Io sono un vecchio, giovane, vecchio, cuore nero azzurro, ben me lo ricordo. Avevo avuto il piacere di guardarvi. Ecco, questa è stata l'emozione più bella che hai provato a livello giovanile, o c'è qualcosa che lo supera? Anche perché poi ti voglio fare una domanda, tu sei, va bene, sei giallorosso o aquilotto? Allora, iniziamo dalla Champions. Domanda difficile. No, sicuramente giocare la Next Generation, che adesso è diventata una prassi comunque, vedo che le squadre italiane anche le primavere fanno la Champions, penso sia una cosa fondamentale, perché per confrontarsi con le squadre all'estero capisci la differenza che c'è, ed è tanta, perché poi, ecco, vedevo le partite del Milan con l'Ajax, ho notato 2-3 che giocavano quella finale, quindi poi rivederli capisci anche magari l'importanza e la difficoltà di quello che hai fatto, ed è un piacere, e quindi sono contento che siamo stati, diciamo, la prima squadra in Italia a disputarla, e sicuramente ci ha aiutato molto.
e poi l'Inter è la squadra delle imprese, quindi non fa niente per anni, poi fa gli esploit della manovra, quindi ma sì, sottolineo non fa niente per anni, voglio sottolineare da buon juventino. Ma e invece il passaggio al culo, perché noi abbiamo sentito diversi giocatori che sono adesso in prestito, hanno detto no, ma ha fatto tutto il mio procuratore e ho accettato, e va bene. Invece da parte tua è successo anche così, o c'è stato più qualche altro approccio con altre squadre, o comunque qualche informazione che l'hai richiesta per venire qua, o niente anche no, io sì, il procuratore mi aveva contattato per dirmi di questa possibilità, mi sembrava la cosa migliore, poi ho sentito anche, avevo qualche compagno che era stato qua, me ne ha parlato bene, come per esempio? Come Leonardi, che stava qui, lui poi è stato sfortunato con gli infortuni, però nonostante questo ha detto che si era trovato bene, e questo mi ha convinto ad accettare con entusiasmo la proposta. Cioè Leonardi era il tuo compagno negli allievi della Roma, sì, giusto? La scelta di Cuneo quindi è stata dettata anche dei consigli per l'ambiente, perché si trovavano bene. È difficile magari passare da una piazza calorosa come Roma a una piazza un po' più fredda, non solo a livello climatico, come qua a Cuneo. E lo ti aspettavi più seguito nel campionato professionistico o no? Mi avevano detto che la piazza era tranquilla, l'ambiente era tranquillo, e forse questo può anche essere ideale per un giovane, anche se poi penso che, sai, se uno vuole giocare davanti agli stadi pieni deve abituarsi prima possibile a farlo, quindi però questo noi, come dice il mister, noi cerchiamo di crearcelo nel campo, nell'allenamento, il clima cerchiamo noi di trascinarci, e quindi cerchiamo, ci fa piacere che ci seguono, chi ci segue. Domenica c'era molta gente rispetto al solito, e questo ci fa piacere, e speriamo sia un inizio magari per un maggior numero di persone sempre allo stadio, che forse poi quest'anno anche in trasferta stadi particolarmente pieni, forse la SPAL, quello sì, un po' più caldo, la SPAL, gli altri sì. Non mi sembra che no. La SPAL è stato un bel un po' di ambiente, pressione, è stato un bel ambiente, è stato bello giocare lì, peccato poi sì, poi per, sì, diciamo per l'ambiente è stato bello, società storica comunque quella di Ferrara, quindi sì, abituata anche a palcoscenici più alti. Quindi qui diciamo che ti trovi bene, ecco, c'è possibilità che il prestito venga rinnovato secondo te? E vabbè, presto per parlarne chiaramente, però avevo letto un tuo articolo, sì, intervista a Lazio News proprio, dove parlavi, appunto, adesso si è concentrato sul Cuneo, però comunque l'obiettivo è quello di tornare il più presto possibile alla Lazio per completare un percorso, infatti. Ecco, secondo te ti sarebbe magari ancora utile un altro anno dei professionisti, con tutti i dovuti scongiuri di mantenere la categoria professionistica, perché comunque teniamo, bisogna valutare anche questo. Sì, sì, certo, io no, assolutamente non mi escludo nulla, anzi, a me, io qua mi trovo bene, e comunque se sia qua o se avrò bisogno di altri anni, per me non ci sono problemi, io penso a giocare, poi nella categoria che sarà, poi quello lo diranno le mie prestazioni, quindi per me non ci sono problemi di, non ci sono ossessioni, diciamo, cose, io gioco, poi dove me lo meriterò, dove. Io voglio fare una domanda, l'ultima da parte mia. Ecco, nei giovanili tante volte si perdono dei giocatori che magari stanno andando alla grande e poi al momento di fare il salto nei professionisti si perdono. Poi viene in mente da buon interista di un tale Dino Marino, che magari te non conosci, era il capitano dell'Inter Primavera, un mostro sparito, mai più visto, ha fatto anche delle apparizioni per la squadra. C'è qualcuno secondo te, che tuo compagno, tuo ex compagno, che dici sì, questo qua diventerà veramente veramente forte? Magari tipo della Lazio mi viene in mente Quadri, che era molto bravo. Sì, 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 sì. Anche lui, non so adesso dove sia, permetto che sono neofita da questo punto di vista, però
non so dove sia, c'è qualcuno che puoi dirmi magari, ah, io quello lì lo terrei dopo? Beh, io ho avuto la fortuna che in tutti i gruppi in cui sono stato la squadra era veramente forte, poi lo dimostra il fatto che quasi tutti i miei compagni adesso stanno giocando, cioè, o in Serie B, cioè, alcuni anche in Serie A e poi in Serie C. Io mi ricordo, penso all'Inter sono tutti giocatori di Serie B o Serie A, anche che adesso lui è in Inghilterra, o alla Roma ce ne sono molti in Serie B, alla Lazio stanno facendo molto bene, Keita che ha esordito, che lui, vabbè, lui mi ha impressionato, lui si vedeva, cioè lui si vede che ha un talento fuori dal comune, quindi sta solo a lui cercare di sfruttarlo al meglio. Ha avuto qualche problema con Petrovic? Questo non lo so, però su di lui, se lui lavora, è sereno e sta tranquillo, penso poi il suo talento è ben visibile. Ho clamorosamente mentito per non fare una domanda. Arrivi dalla Lazio, quindi da un presidente mica male, cioè uno che si fa sentire anche in latino, spesso in latino. Ecco, che rapporto c'è? Cioè, segue la primavera, nel senso, uno caldo anche per quello, perché sì, sì, io l'ho visto telefonicamente a Oronzo di Cadore, che ce l'aveva con Siani. Non so per quale motivo ci avesse con Siani, però era abbastanza. Lui ci ha seguito alle finali, ci ha seguito sempre, veniva a salutarci nello spogliatoio, no? È una persona molto competente, che segue molto, non gli sfugge nulla di quello che accade dentro a Formello, e quindi a noi faceva piacere sapere e sentire il suo attaccamento. Chiudiamo, prima di farti ovviamente gli auguri di buon Natale, di buon anno, la partita di domenica contro una squadra che è veramente imprevedibile, perché è capace di grandi imprese come domenica, si è fatta vincere sul campo della Vicenza 3-0, e poi di partite meno all'altezza, e infatti la sua classifica è una classifica in continuo mutamento. Voi cosa vi aspettate da questa gara, da questa squadra? Ovviamente per voi riuscire finalmente in anellare magari la seconda vittoria di fila vi permetterebbe veramente di passare un Natale più tranquillo, e vedendo soprattutto ovviamente la luce, sì, della salvezza diretta, che quest'anno, a parte l'inizio, l'avete vista poco. No, sicuramente sarà una partita difficile per il campo, e penso anche per le condizioni climatiche, perché a Verona il 22 dicembre ci potrà stare un po' il tempo, però noi, ecco, come abbiamo detto, non abbiamo alibi, noi dobbiamo andare a centrare la vittoria qualunque siano le condizioni, e quindi ci proveremo ad affrontarla al meglio studiando tutte le possibili soluzioni. Dovrebbe tornare Amlili, ma possibilità di vederti dal primo minuto ce ne sono, o questo modulo non ti consente, magari con un ruolo da interno o di uno dell'altro? Ma io lavoro per esserci, poi il mister fa le sue scelte, io sono consapevole con chi gioco, con quali sono i miei compagni, perciò io sono sereno, mi impegno e vedo cosa esce fuori. Allora, noi ti ringraziamo veramente, in bocca al lupo per domenica in primis. Sevi. Buon Natale, buon anno, poi noi torneremo a seguire alla ripresa del campionato. Buona festa anche a voi, grazie a voi.